Oggi vediamo un semplice trucco per migliorare la qualità delle tue animazioni su After Effects. Se sei stanco di questo, oppure di questo, o di quest'altro ancora, oggi vedrai come dare più carattere alle tue animazioni con l'editor grafico. E se rimani fino alla fine, vedrai anche come creare un effetto di rimbalzo. Iniziamo realizzando una semplice animazione. Aggiungo il primo fotogramma chiave e gli assegno un valore, e infine creo il secondo. Per ammorbidirne il movimento, selezioniamo i fotogrammi chiave e modifichiamo il tipo di interpolazione in curva Bézier. Per essere più veloci, basta premere il tasto F9 sulla tastiera. Ma ciò non basta ancora, ed è qui che arriva il bello. Selezionando il parametro di riferimento, premiamo questo bottone, che fa sì che la timeline venga sostituita con un grafico dei valori. La curva qui rappresentata altro non è che una diversa rappresentazione dei fotogrammi chiave, che ci consente però di creare movimenti più fluidi. Per vederla, cliccate qui e selezionate la voce Mostra grafico velocità. L'asse orizzontale rappresenta il tempo, mentre quello verticale indica la velocità dell'animazione. La curva Bézier qui rappresentata mostra un'andatura regolare da un valore all'altro. Dopo aver selezionato uno dei suoi due punti, possiamo utilizzare le relative maniglie per modificare l'angolo della curva. Per esempio, prolungandole verso l'interno, otterremo un'animazione che accelera piano piano, raggiunge un picco massimo di velocità e infine decelera dolcemente. Ovviamente, aumentando il tempo dell'animazione, il risultato sarà sempre più morbido. Queste che vedi sono le tipiche curve che si possono generare con due keyframe, ma all'occorrenza se ne possono utilizzare anche di più. Sei libero di prendere spunto se vuoi. Con questo processo possiamo animare qualsiasi parametro, a prescindere dal fatto che si tratti della scala, della posizione o della rotazione. Ora non resta che sperimentare. E come promesso, vediamo come creare un'animazione di rimbalzo. Utilizzeremo questa magica espressione, ma senza scendere troppo nei dettagli, vediamo come aggiungerla su After Effects. Selezioniamo il parametro di riferimento e poi, tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, clicchiamo sul cronometro per aprire la sezione all'interno della quale scriveremo il codice. Quindi copiamo e incolliamo tutto il blocco. Infine clicchiamo su una zona esterna. Ora, come di consueto, creiamo la nostra animazione. In questo caso farò sì che il quadrato compia una rotazione completa. L'effetto di rimbalzo è ora attivo, ma possiamo renderlo ancora più morbido. Se guardiamo il grafico di velocità, infatti, notiamo che l'accelerazione è costante e ciò non va bene. Quindi selezioniamo il primo fotogramma chiave, clicchiamo col destro e selezioniamo Assistente fotogramma chiave, regolazione automatica stacco. Vediamo che adesso il movimento è un po' più fluido. Puoi usare questi due metodi con qualsiasi elemento, tinte unite, immagini, testi, video, oggetti nulla, eccetera. E puoi praticamente personalizzare qualsiasi parametro. Con l'editor grafico puoi creare tante animazioni personalizzate, sicuramente più belle di quelle standard. Assicurati di seguire gli altri video correlati per imparare tante cose utili su After Effects e Premiere Pro. Ti aspetto nei prossimi tutorial. Ciao!